Gianni Santoro, pronostico ai noi rispettato, Lazio più forte, vittoria nel complesso largamente meritata. Sì, beh, una vittoria comunque indiscutibile perché la Lazio ha mostrato grande qualità, un gioco d'assieme, una mentalità ormai proprio da grandissima squadra. Il Monza ha avuto 20 minuti un po' così imballati, a mio modo di vedere, ha subito il gol, anche un gol evitabilissimo a mio parere, e poi comunque è cresciuta, ha creato delle occasioni, soprattutto con Sensi, ma soprattutto con Petagna, su cui Provedel ha fatto veramente un miracolo. Nella ripresa la Lazio ha raddoppiato proprio nel momento forse dove il Monza poteva fare qualcosa di meglio, una grande prodezza su punizione di Milinkovic-Savic, però tutto sommato appunto nessun dramma, insomma una sconfitta che ci può stare, pronostico come dicevi rispettato, ma guardiamo avanti comunque con fiducia. Che cosa deve attendersi appunto al Monza nelle prossime 10 partite? Ma intanto deve tornare a fare punti, ma più che altro per ritornare ad avere un'autostima, non tanto per questioni di classifica, perché 15 punti sul Verona direi che è una dote molto, molto tranquilla. Però appunto tornare a fare punti per una questione di autostima, anche se il calendario prevede partite non facili, cominciare dalla partita di Udine, l'Udinese oggi ha perso male a Bologna, poi andremo a San Siro contro una squadra che non sta bene ma magari non continuerà a perdere in casa, e poi in casa il 23 aprile con la Fiorentina, quindi direi che comunque è un buon banco di prova e anche una sfida per Palladino per cercare di uscire da questa situazione non problematica, ma insomma tornare a fare punti sarebbe bello.